Introdotta ancora una volta una potente rappresentazione di Giulio Romano, la Camera dei Giganti, Palazzo Te Mantova, andiamo adesso ad affrontare quello che è la conclusione di questo breve percorso che abbiamo voluto fare, cioè di quella che è la crisi della visione rinascimentale del mondo, passaggio tra 500 e 600 dal punto di vista culturale e artistico, approdando a quello che è la nuova scienza. Infatti, non dimentichiamo come questo periodo, il 600, poi alla fine, non sia soltanto segnato dalla Controriforma cattolica, dalla diffusione ovunque nel mondo occidentale dell'arte barocca, ma anche della nascita della nuova scienza, la scienza moderna, quella propriamente detta, autonoma, indipendente dalla filosofia, con un proprio metodo. Proprio per questo, ecco, in questa breve presentazione noi esemplificheremo il tutto, soprattutto facendo qualche breve riferimento all'opera, al pensiero e all'elaborazione del metodo proprio di Galileo Galilei, ben sapendo che non è assolutamente l'unico rappresentante, non dimentichiamo la legge di gravitazione universale, l'esempio di Isaac Newton, oppure tutto quel processo, certo in cui anche Galileo ha avuto un ruolo fondamentale dell'accettazione, passaggio della teoria eliocentrica, dalla teoria geocentrica a quella eliocentrica, che partiva da Niccolò Copernico, la cui, diciamo, dimostrazione pratica è stata anche poi effettuata da Galileo Galilei, ma ci sarebbero altri personaggi, Keplero, tanto per citarne solo uno, matematici, astronomi, scienziati, così via, che hanno collaborato poi ognuno nel suo ambito alla trasformazione, alla nascita di una nuova scienza. Ma andiamo appunto, ecco, ad affrontare brevemente questo percorso, a spiegare cosa si intende con questo. Lo facciamo, tra l'altro, dello sfondo, un famosissimo quadro del pittore olandese Vermeer. L'astronomo, c'è uno molto simile che è il geografo, in realtà questa luce che entra sempre da questa finestra che illumina appunto questo interno della casa di Vermeer a Delft, Olanda, Paesi Bassi, Province Unite, tra l'altro il 600 è anche il secolo di maggiore espansione di questa piccolo stato che ha osato ribellarsi alla grande potente Spagna, ribellarsi per suoi interessi, potremmo dire, oggi quasi nazionalisti, in realtà si trattava di indipendenza economica, religiosa, erano protestanti contro volontà invece dei campioni spagnoli e la controriforma di riproporre la monarchia. Ecco, tutta questa trasformazione, tutta questa modernità veniva rappresentata con questi interni anche borghesi dall'arte, la grande arte appunto figurativa che nelle Fiandre, nei Paesi Bassi, si sviluppava in quel tempo. La pittura fiamminga, di cui Vermeer è uno dei più importanti rappresentanti. Ecco, questo astronomo che in qualche modo ci vuole rappresentare idealmente anche quello che è la nuova scienza. Stiamo proprio dicendo, ne abbiamo già accennato appunto parlando anche di Copernico, se vogliamo, come contemporaneamente al barocco si assiste anche ad una vera e propria rivoluzione scientifica. Termine scienza come lo intendiamo noi oggi in realtà proprio affonda le sue radici in questo grande cambiamento, questa grande trasformazione, una rivoluzione scientifica che cambia i metodi, che i fondamenti filosofici di questa parte branca del sapere. Tutto questo non sarebbe stato possibile, è stata quindi favorita, così come a suo tempo abbiamo detto per le scoperte geografiche, dai nuovi strumenti tecnici che appunto gli uomini intellettuali, uomini di cultura, scienziati, avevano sempre più, cominciavano ad avere sempre più a loro disposizione, sempre più precisi, sempre più perfezionati, barometro per la pressione, termometro per la temperatura, microscopio per vedere l'infinitamente piccolo, il cannocchiale, forse vogliamo, quello simbolicamente più importante di cui c'è il metro, il cannocchiale di Galileo, per vedere invece lontano, l'infinitamente grande, del profondo, appunto, del cielo stellato che circonda il nostro piccolo pianeta. Tutto questo però è accompagnato, può anche avvenire proprio perché questi strumenti si accompagnavano all'adozione, al successo, visto i risultati che si ottenevano, che erano anche dimostrabili, di un sistema di indagine razionale, il metodo induttivo, il metodo sperimentale,
l'ipotesi di partenza, l'esperimento controllato, la verifica dell'esperimento stesso e poi, diciamo così, la sua sintesi in termini matematici che tutti in qualche modo possono poi verificare se ripetono appunto in questo ambiente controllato l'esperimento così come era stato realizzato e così in qualche modo si era scoperto, si era data spiegazione logica, razionale, umana, l'unica dote che abbiamo la nostra ragione, uno spicchio di questa realtà, di una parte di questa immensa natura che ci circonda, ma di cui anche noi ovviamente siamo parte. Così facendo, ecco, la scienza diventa del tutto autonoma, diventa un nuovo strumento indipendente dalla filosofia, dalla teologia, la filosofia naturale, come si diceva all'epoca. E quindi questo, grazie a questo nuovo metodo, si può sganciare dalla vecchia analisi teologica, filosofica, si può essere autonomi, indipendenti, avere l'ardire, quindi anche di dialogare con filosofi e teologi, nel mondo però cattolico della Controriforma era molto pericoloso farlo, Galileo Galilei lo pagherà in prima persona, però questo studio ci permetteva di indagare un aspetto della realtà e quindi poi di definirla in termini matematici, una parte, uno spicchio, l'illusione una volta per sempre, sappiamo che le cose oggi sono un po' più complicate, questo è un altro discorso. Quelle che poi venivano chiamate anche all'epoca dallo stesso Galileo le sensate esperienze. Sensate esperienze vuol dire esperienze di buon senso, che i nostri occhi, la nostra ragione ci dicono appunto che le cose siano così. È chiaro che il termine sensato vuol dire esperienze di buon senso, quindi arrivarci anche a tutti, ma vuol dire esperienze di buon senso perché noi riusciamo a percepirle, le ricaviamo attraverso ciò che ci dicono i nostri sensi, questa è l'origine del termine, i nostri cinque sensi, no? Che sono quindi poi messi a disposizione della nostra ragione che poi rielabora appunto questi risultati dopo aver proposto inizialmente una ipotesi. Ecco che allora l'uso dei sensi, dei cinque sensi, il controllo della ragione consente allo scienziato di ricavare delle leggi alla base appunto dei fenomeni naturali e così di dare una spiegazione ai fatti osservati, che facevano gli scienziati dell'epoca, a partire appunto da Galileo Galilei. Non è qui il caso di spiegare appunto tutte le storie, le vicende, le questioni del personaggio, però soltanto vedere un aspetto. Ecco, andiamo a prendere che cosa di Galileo Galilei, il suo dialogo sopra i due massimi sistemi dell'universo. Torniamo ancora a lui, il Tolemaico e il Copernicano, che all'epoca erano questioni di grandi discussioni, e portarono appunto Galileo poi a essere con le sue opere proprio il dialogo sopra i due massimi sistemi, non solo all'indice dei libri proibiti, non poteva essere scritto, stampato, pubblicato, diffuso, divulgato, eccetera, eccetera, all'interno del mondo cattolico cristiano, se no le pene erano pesanti e rischiose. E Galileo sappiamo, dovette a un certo punto, anziano, vecchio, malato e così via, anche a violare, a sconfessare ciò che lui in qualche modo aveva sostenuto. In realtà, in quest'opera, che è la principale da questo punto di vista, che aveva cercato di fare di tutto per andare incontro a quelle che erano anche le richieste della cultura, del pensiero, del potere del periodo, ci riferiamo alla Chiesa cattolica, ha messo in piedi un dialogo di derivazione anche della filosofia platonica, se vogliamo, un dialogo che permette appunto ai vari rappresentanti che vengono proprio messi in scena di presentare ognuno quelle che erano le proprie idee, le proprie tesi, di scontrare quindi dell'uno e dell'altro quasi in una maniera distante, oggettiva. In realtà però sappiamo che non è così, se noi andiamo poi a leggere queste parti capiamo benissimo come Galileo di questa oggettività poi, ecco, se ne faccio ben poco, insomma Galileo chiaramente insomma, difende, sostiene le sue tesi, quelle della scienza, quelle copernicane, no? Non dimentichiamo, secondo lui la matematica era la lingua anche con cui Dio, lui era un credente, aveva creato il mondo, quindi lui credeva profondamente in ciò che i suoi sensi gli dicevano, in quella scienza, quella tecnica che da secoli l'umanità stava elaborando. E quindi ecco che ormai la Chiesa della Controriforma non poteva assolutamente accettare tutto questo, anche se
all'interno della chiesa c'erano varie versioni, ma quella predominante non poteva assolutamente accettare qualcosa del genere. Gli stessi studiosi, scienziati, filosofi, anche i gesuiti, alla fine non potevano accettare tutto questo, che avrebbe voluto dire mettere ancora una volta da parte una chiesa già in difficoltà, visto la sua lotta quotidiana contro i teologi protestanti. Quindi non poteva essere accettato. Tra di fatto, appunto, ecco, come stiamo dicendo, come nella seconda giornata, Galileo, questo dialogo maglia che si svolge nel palazzo, senza grandi personaggi, via, realmente esistiti, conosciuti anche personalmente, chi era da una parte, chi era dall'altra, chi in qualche modo faceva da moderatore e così via. Di fatto, però, Galileo si schiera contro l'adozione del principio d'autorità. Cioè, cosa si intende con questo termine? Il ricorso nelle discussioni filosofiche, alla citazione di testi e di fonti considerate particolarmente autorevoli. Colui che già ne sa, colui che la tradizione ci dice che in qualche modo viene riconosciuto come colui che è il fondamento di una parte del nostro sapere. Quindi, ecco, noi in qualche modo ci fidiamo in ciò che ci dice la tradizione, in ciò che ci dice l'autorità della tradizione andata a riprendere in quelli che sono alcuni suoi principali rappresentanti. Io continuo a dire la Chiesa Cattolica che dietro poi c'è questo, ma dietro c'è un grande filosofo, c'è il grande Aristotele, un filosofo dell'antichità, riscoperto per l'ennesima volta a metà del Cinquecento e in qualche modo posto al centro, cristianizzato nel suo pensiero, al centro di ogni tipo di pensiero. Quindi ecco, ciò che in un certo senso la Chiesa faceva passare anche attraverso la sua interpretazione, che questo era di Aristotele, non poteva assolutamente essere messo in dubbio. Quindi i filosofi aristotelici erano coloro che rappresentavano l'autorità della filosofia e l'autorità anche del potere reale, concreto, ed era appunto questo potere che in fin dei conti Galileo andava a scagliarsi. E contro di questo c'erano semplicemente le dimostrazioni razionali, ma queste non potevano essere accettate. All'epoca tutto questo contrasto, come dire, il principio di autorità e il rispetto totale assoluto al principio di autorità, veniva anche sintetizzato con la locuzione di origine latina, ipse dixit, lui l'ha detto, e quindi se l'ha detto lui non puoi andargli contro, anche se i sensi sembrano volerti dire una cosa, sembrano, perché la verità assoluta è Dio e deve essere quindi interpretata. I sensi umani sono fallaci, possono sbagliare, inquinati dalle nostre incertezze, debolezze, i nostri limiti e dalla volontà diabolica del male che si insinua all'interno delle cose del mondo. Ecco che allora, dicendo a riferimento all'autorità assoluta del filosofo greco Aristotele, da cui appunto però si c'era la Chiesa Cattolica nell'età della Controriforma e non poteva assolutamente ammettere che si mettesse in dubbio il suo assoluto magistero in qualunque campo della conoscenza, sia quella teologica, religiosa, sia quella filosofica e, come diremmo noi oggi, scientifica, proprio questo in cui fa scontrarsi Galileo nel dialogo sopra i due massimi sistemi. Ma andiamo, ecco, a prendere, proprio per concludere tutto questo, per far capire come dietro ci sia un qualcosa d'altro, la scienza, la ragione, se vogliamo, la semplice curiosità umana. Noi siamo dei primati, i primati sono esseri sociali molto curiosi. Se non fossimo stati così, noi non saremmo arrivati dove siamo arrivati, è la nostra socialità, saremmo deboli e siamo curiosi, non ci accontentiamo mai, vogliamo scoprire, manipolare, attraverso, conoscere attraverso la nostra ragione ciò che ci ha consentito, nel bene, a volte anche nel male, di diventare quello che siamo diventati, dominare il mondo e in qualche modo, in un certo senso qua, di cose sbagliate ne abbiamo fatte e ne continuiamo a fare tutt'oggi. Da di fatto, ecco allora, andiamo a vedere brevemente i commentari, così poi finiamo. Un passaggio fondamentale, l'inizio della seconda giornata, quando dopo un esempio che in qualche modo doveva chiaramente mettere in luce come le sensate esperienze ci dicono delle cose che sono ovvie, indubitabili. Come puoi pensare che sia sbagliata questa cosa, anche quando gli antichi Aristotele dicono un altro? Se tu vedi, apri un corpo, un cadavere, e vedi che i nervi, che questo è l'esempio, partono, si dirigono, si diramano fondamentalmente dal cervello,
continua a dire che il cuore è il centro di tutto questo, è il rapporto appunto tra la vecchia medicina, anatomia di origine derivazione aristotelica, invece quella moderna, il cervello veniva considerato secondario da questo punto di vista, eppure basta tenere il corpo, io so che non c'è più, per capire come i nervi si diramino da lì e non dall'altra parte. Ecco che allora tutta questa discussione mette il rappresentante degli aristotelici, Simplicio, in grave difficoltà arriva anche a dire che se non avesse detto Aristotele, ma sembrerebbe davvero vero che le cose funzionano così, però Aristotele ha detto il contrario, quindi anche se io vedo questa cosa, ma sicuramente c'è qualcosa che mi sfugge. Ecco, di fronte a questo però Salviati, rappresentante invece della nuova scienza, dietro cui si cela ovviamente anche la voce di Galileo, ciò ovviamente non potrà passare inosservato, potrà essere accettato dalla Chiesa Cattolica, abbiamo già detto, alla fine poi lo sanno tutti, ecco che lo semplice a un certo punto, ma dimostrando ancora una volta di non capire. È come se lui adesso appunto dicesse, va bene, ok, voi mi avete dimostrato che ciò che diceva Aristotele, da questo punto di vista, è sbagliato, oppure, insomma, secondo voi è proprio così sbagliato. Ma allora, se Aristotele sta sbagliando, qual è il filosofo antico? Chi è? Qual è l'autorità che io devo seguire per conoscere quella che è la verità? E l'errore sta proprio lì. Qua non si tratta di seguire l'autorità, l'autorità può avere essere A, B, C, D, E, X, Y, non conta, è proprio il principio di autorità in quanto tale, come benda sugli occhi, che in qualche modo vuol dire è un'abdicazione alle proprie facoltà. Quel qualcosa che la mente rinascimentale è riuscita a fare, l'uomo deve avere il coraggio della propria ragione. Nell'illuminismo lo si dirà ancora, sarà Kant che fa notare questa cosa, fondamentalmente, avere il coraggio di utilizzare quella ragione che l'uomo per secoli non ha mai utilizzato. Ecco che allora la domanda che propone è semplice, proprio logicamente sbagliata, dimostra che non ha capito, che è ancora un bambino. O un servo, se vogliamo, se ne sono spiegato. Ma quando si lascia Aristotele, chi ne ha da essere scorta nella filosofia, nella conoscenza del mondo? Qua parliamo di filosofia naturale. Nominate voi qualche autore. E qua ecco la risposta di Salviati, Galileo, che è ciò che poi ha consentito la scienza moderna, non moderna, ma da sempre, di creare quello che ha creato, di creare quello che ha creato. Non siamo più, degli uomini primitivi. C'è bisogno di scorta nei paesi incogniti e selvaggi, ma nei luoghi aperti e piani i ciechi solamente hanno bisogno di guida e chi è tale è ben che si resti a casa. Ma chi ha gli occhi nella fronte e nella mente, di quelli sia da servire per scorta. Questo è ciò che la civiltà umana ha sempre fatto per progredire. Però, vuol dire perciò, signor Simplicio, venite pure con le ragioni e con le dimostrazioni vostre o di Aristotele, che tra l'altro non ragionava ovviamente assolutamente in questo modo, e non contesti e nude autorità, perché i discorsi nostri hanno da essere intorno al mondo sensibile e non sopra un mondo di carta. Avere il coraggio di utilizzare la propria intelligenza. Non l'ha inventato Galilei. Diciamo anche gli antichi da questo punto di vista, però il mondo sembra continuare ad incartarsi, scusate, quindi sempre sulle medesime questioni, molte volte non riuscire mai a fare un passo avanti. Il mondo vero, reale, sensibile, quello che noi dobbiamo vedere con gli occhi della nostra mente, utilizzando i sensi e sfruttando la ragione, quella ragione che Dio ci ha dato. Galileo da questo punto di vista non aveva alcun dubbio, e che doveva essere utilizzate. In fin dei conti, secondo lui, operare in questo modo, seguire questa via, ragionare in questo modo, vuol dire rispettare ciò che Dio stesso avrebbe voluto. Quindi non c'è nulla di male in tutto questo, ma la realtà è sempre molto più complessa e molto più complicata. Questo quindi dovrebbe essere una lezione eterna. Ragazzi, ragioniamo, ragionate, utilizzate la vostra testa, chiedete, analizzate, siate curiosi di quello che vi interessa,
ma siate curiosi, non accontentatevi mai, non dormite mai su quello che già vi è stato detto, altrimenti non farete mai un passo avanti. Il mondo l'ha fatto proprio in questo modo. E il discorso così è finito. Nel passaggio tra 500 e 600, la crisi del mondo rinascimentale ha portato quindi ad una crisi definitiva. Ma no, come sempre, ha aperto una crisi, ha aperto nuove strade. Dal crollo di un mondo ne è sempre rinato un altro. È sempre stato così. Almeno su questo siamo fiduciosi e ottimisti.